Video molto strano quello di oggi, sì, perché si divide in due macro argomenti. Due macro argomenti, e il primo è quello dei ringraziamenti, sì, perché sono qui a ringraziare te che stai vedendo questo video, te che fai parte della community di Viaggio Vero, te anche che non sei iscritto a questo canale, perché? Perché gli iscritti, anzi, ti ringrazio se ti iscriverai, il pulsante rosso iscriviti qui sotto, lo trovi, te lo faccio passare. Iscrivi e clicchi anche sulla campanella lì a fianco perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti ai video che andrò a pubblicare. Ma torniamo ai ringraziamenti, ringrazio te perché martedì 25 maggio ho raggiunto un traguardo che 2 anni fa non pensavo fosse possibile, ma nemmeno l'anno scorso, allo scoppio poi della pandemia, credevo nemmeno pensabile. Ho raggiunto i 25.000 iscritti. Anzi, al momento in cui registro questo video siamo 25.024 iscritti. Quindi un grazie profondo va a te e alla fiducia che vai se fai parte di questi 25.024 iscritti. Grazie, grazie, grazie. Siete meravigliosi. Ora non faccio neanche la sigla in questo video perché voglio andare già a parlarti anche dell'altro macro argomento. I ringraziamenti torneranno e ci saranno anche nel secondo macro argomento, che è perché ho continuato a fare video nel 2020 e in tutti questi primi mesi del 2021 parlo di viaggi. Sostanzialmente mi sono arrivate tante tante domande del tipo: ma perché non smetti di fare video di viaggi che tanto non possiamo viaggiare, tanto siamo chiusi in casa, tanto nessuno guarda video di viaggi o che parlano di viaggi durante una pandemia, durante un lockdown, eccetera, eccetera. Sì, avete assolutamente ragione, ma io ho continuato nonostante, e vi dico nonostante, vi darò 5 motivi per cui ho continuato, ve li darò tutti e 5, ve li elencherò molto velocemente, non sarà un video lungo questo, ma vi dico subito che ho continuato nonostante la resa di questo canale, la resa ore lavoro, fosse il lavoro era rimasto lo stesso, anzi ho creato ancora più contenuti, ma la resa era veramente bassa, cioè è stata una perdita assoluta. Questo il mio 2020 su Viaggio Vero e anche i primi mesi del 2021 sono stati una perdita assoluta, lo sono tuttora, non ci nascondiamo dietro un dito, sono tuttora una perdita assoluta. Perché? Perché la tua vita, il tuo lavoro ha un costo orario. Il tuo lavoro ha un costo orario, benissimo. Il mio costo orario, qui ci perdo. Per lavorare su Viaggio Vero, io ci perdo e credetemi, ci lascio tante, tante ore nella settimana. Quello che prendevo, che YouTube mi dava a livello di pubblicità, a livello di introiti, collaborazioni, eccetera, eccetera, quello che arrivava dal canale YouTube e derivava dal canale YouTube come collaborazioni, come YouTube stesso, come pubblicità. A gennaio 2020, quindi un anno e 5 mesi fa, un anno e 4 mesi fa, non era già uno stipendio, però il canale era esploso appunto a novembre-dicembre 2019. Quindi non era uno stipendio, comunemente uno stipendio medio, ma lo stava diventando. Lo stava diventando, lo dico onestamente, chi mi segue lo sa, si stava avviando ad esserlo. Sarebbero bastati 2 o 3 mesi. Ma è successo quello che è successo. E contate che i guadagni sono diventati spicci. Nessuna grande azienda ha investito in pubblicità più su YouTube, ma più sul web. Tanto non si viaggiava, non si poteva viaggiare. E sono diventati spicci. Guadagni per i creator di YouTube che parlavano di viaggi. Se volete una proporzione, forse un decimo, forse meno. Nei periodi più cupi, anche meno di un decimo. Cioè, se prima spiccioli, non vado nelle cifre perché erano spiccioli, non ci pagavi forse nemmeno una cena per 3 o 4 persone. Ora qualcosa è cambiato, sta cambiando, sta migliorando. E questo è anche uno dei motivi per cui ho continuato, ma te lo dirò. Per cui era nonostante tutto questo, ho continuato per questi 5 motivi. Sono in ordine di importanza. In realtà, sì, sono in ordine di importanza. No, non sono in ordine di importanza, ho sbagliato. Sono mischiati, perché non è un ordine di importanza, sono tutti alla stessa, hanno tutti la stessa importanza. Perché per un motivo o per l'altro hanno tutti la stessa importanza. Perché sì, perché in un certo senso mi ha salvato questo. Il primo motivo, ho continuato per la community, ho continuato per voi, ho continuato per te, ho continuato
per la community su questo canale di YouTube. Sì, perché non c'erano 25.000 e 24 persone e queste sono meravigliose. Magari ce n'erano 20.000, 19.000. Se siete cresciuti comunque nell'anno 2020, è incredibile e non me lo aspettavo. Molto meno di prima. Se a gennaio 2020 si iscrivevano 1.000-1.500 persone al mese, siamo arrivati ad iscriversi 70-80 persone, 100 persone, 150. A me erano oro, per me erano oro. E voi siete oro, quindi sto smielando un po', è vero. Ma non è una smielatura, passatemi il termine un po' dialettale, fatta per guadagnare. Assolutamente no, è un ringraziamento veramente che mi arriva dal cuore. Ho continuato per voi sul canale, ho continuato per il gruppo chiuso Facebook. Sono 2.800 persone, 2.874-75 persone ad oggi, 27 maggio 2021. Per loro che sono attive, che è un bel canale, è un gruppo chiuso. Iscrivetevi se non ci siete ancora. Su Facebook per me è un ambiente bellissimo quello. Ho dei grandi, grandi moderatori. Stiamo diventando una bella famiglia. Questo è importante. Ma anche per tutti quelli iscritti alla newsletter, anche quelli vecchi. Io ho oltre 9.000 iscritti alla newsletter di Viaggio Vero che ricevono una newsletter che è cambiata drasticamente da gennaio di quest'anno. Ed erano iscritti a Viaggio Vero già quando era solo un blog Viaggio Vero. E io vi devo ringraziare anche loro, perché anche per merito loro ho deciso di continuare a pubblicare contenuti, perché li avrei poi passati lì. E poi anche per Instagram. Io non amo Instagram, però ho una comunità di 44.000 persone su Instagram, e è una comunità anche più grossa, e curo molto meno, perché mi piace molto meno lo strumento, ma comunque ci sono le stories giornaliere, comunque vi faccio vedere un po' della mia vita. Quindi devo ringraziare anche loro, perché tante visite arrivano anche da Instagram. Questo è il primo motivo, quindi ringrazio te, ringrazio voi e vi ringrazierò da qui in avanti, perché continuate ad essere la prima fonte dei miei ringraziamenti, perché senza di voi sarebbe niente, non sarebbe questo canale, non ci sarebbero pubblicità e io non guadagnerei nemmeno, per cui grazie, grazie, grazie. Ho legato il primo ringraziamento a questo, il primo motivo era questo. Il secondo motivo, me li sono appuntati perché non me li voglio scordare, e ho continuato perché ho creato contenuto, ho cercato di creare contenuto. Alcuni sono contenuti che non valgono già più, sono contenuti news, contenuti del momento, come la diretta di questa sera, la diretta di Giovedì in Viaggio di questa sera che faremo con Valerio, moderatore del gruppo chiuso di Facebook. Farà la fotografia attuale, 27 maggio 2021, come viaggeremo quest'estate, le regole che stanno uscendo e le date che ci sono finalmente ufficiali per il Digital Pass, potete farci tutte le domande. Quello è un contenuto che andrà bene per i prossimi mesi. Magari nel 2022 nessuno guarderà più questo contenuto ed è giusto che sia così, ma ho creato quasi un 60% del contenuto che ho creato, due video a settimana più la diretta, che in realtà è evergreen e può tornare utile sempre, dovrò solo aggiornarlo leggermente, ma ci sono argomenti che tireranno allo stesso modo e questo mi permetterà di aver creato tanto contenuto che farà risalire il canale YouTube appena potremo partire, appena ci saranno richieste di viaggio su YouTube, per consigli, per tutorial, per come fare A, per come dove andare. Insomma, l'ho creato anche per una prospettiva futura. Punto numero 3, motivo numero 3, scusate, ho picchiato contro il microfono, motivo numero 3, continuato perché era molto personale, molto egoistico, mi serviva per rimanere positivo. Soprattutto durante i primi lockdown, ma anche durante il secondo, anche se ero via, dovevo rimanere positivo. Ho fatto un video dove parlavo proprio dei motivi per cui rimanere positivi, anche in un momento negativo. Ecco, sì, dovevo rimanere positivo, era la prima cosa, perché se andavo down io, e magari davo una sorta di piccola depressione io, poi ne avrebbe risentito anche il mio lavoro normale, quello di consulente. Per cui, no, mi è servito per rimanere positivo. Chiedo scusa, mi è servito assolutamente per rimanere positivo questo canale YouTube. È un video che prendo quasi in diretta, quindi non taglierò nulla. Chiedo scusa per gli impappinamenti o per lo schiarirmi della voce, ma voglio che sia quasi in diretta perché è un ringraziamento che viene dal cuore e voglio parlare un po' a braccio, come sempre faccio. Quindi l'ho fatto un po' per me, il terzo motivo. Il quarto motivo, ho continuato per Viaggio Vero. Sì, ho continuato per Viaggio Vero perché Viaggio Vero innanzitutto è il mio primo progetto. Il primo progetto è nato nel 2008, Viaggio Vero ha 13 anni, Viaggio Vero è grande, Viaggio Vero è vecchio ormai come progetto web, ma è cambiato tanto negli anni,
è cambiato, è passato da un blog a un canale YouTube, il blog è praticamente fermo, ma tornerà a vita nuova quest'estate, con un punto, sarà un punto d'ingresso per il canale YouTube molto molto importante, lo vedrete, è quasi finita la lavorazione che stiamo facendo, però non posso averlo abbandonato. Io mi vedo a registrare video per Viaggio Vero, intanto che riesco ad avviare una camera, riesco ad avviare una webcam o riesco ad avviare una camera su un treppiede per registrare un video. Intanto che riuscirò a cliccare quei bottoni e non sarò così vecchio da cliccare, farò video su YouTube. Farò video su questo canale di Viaggio Vero, magari cambieranno, negli anni cambieranno, fra 20 anni sarà diverso, ma sarò ancora. Quindi non l'ho abbandonato e ho continuato a creare contenuto perché Viaggio Vero è il mio primo progetto ed è il mio primo amore folle per il web e per i viaggi, chiaramente, ma per il web quelli viaggi ce l'hanno già. Il quinto motivo, l'ultimo, ecco perché non l'ho messo in ordine di importanza, perché in realtà sono tutti ugualmente importanti, è perché il canale YouTube e il mondo Viaggio Vero mi ha permesso di conoscere persone che sono bellissime. Al di là della community con cui ho un bellissimo rapporto, ho conosciuto persone, cui chiacchiero anche fuori dal discorso dei video, di Viaggio Vero, eccetera, e con cui ho anche collaborato. Nuovi collaboratori, nuovi progetti che sono nati attraverso la conoscenza che hanno fatto queste persone di Viaggio Vero di me, e quindi bellissime persone, meravigliose. Progetto Livers. Il progetto Livers è nato perché Silvia, persona meravigliosa che tuttora frequento e tuttora con cui tuttora lavoro e con cui spero di lavorare da qui in futuro, perché Livers è bellissimo, mi ha conosciuto attraverso Viaggio Vero, è entrata nel gruppo chiuso, conosceva come consulente, ma mi ha conosciuto come Viaggio Vero. Quindi non posso non ringraziare e non continuare a pubblicare contenuti se poi vengo trovato da persone bellissime, da persone con cui collaboro, con cui creo progetti che portano valore alle persone, che oltre che chiaramente valore anche monetario ai sottoscritto, al sottoscritto o a chi collabora con me. È inutile, è una grande macchina Viaggio Vero. È una grande macchina che devo ringraziare, ed è questi erano 5 motivi per cui ho continuato, seppur tanti mi hanno detto ma smettila, non si deve parlare di viaggio adesso, non viaggeremo mai più, tu stai parlando di viaggio e nessuno guarda più video di viaggio. Avevate ragione, avete ragione tutti quelli che sono stati negativi con me, che mi hanno buttato negatività addosso nei commenti eccetera, avevano ragione, nessuno guardava più i miei video e nessuno li guarda tuttora, pochissimi li guardano tuttora, sta crescendo, sono felice. Ma io sono convinto che Viaggio Vero tornerà a aiutare, Viaggio Vero tornerà a informare, questo è un canale informativo, Viaggio Vero tornerà a intrattenere, sì, perché a volte vi intrattengo anche con le mie cavolate. Per cui sì, ho continuato per questi motivi. Come sostenere questo canale? Poi ti saluto, è importante anche sostenerlo il canale, perché se no non sarebbe qui, anche se in perdita sicuramente non sarebbe qui. Gratis, lo puoi sostenere assolutamente gratis, come? Condividendo i miei video. Se questi video ti tornano utili, se qualcuno dei miei video ti è tornato utile, perché non condividerlo? Condividerlo sul tuo profilo Facebook, condividerlo su Instagram, condividerlo con i tuoi amici, con la tua famiglia, far sì che io ottenga visualizzazioni, ma con la mia utilità, con le mie cose utili. Condividete ovunque, spammate, questa brutta parola, però in questo caso in chiave positiva, i miei video, se pensate che siano utili, e lo potete fare assolutamente gratis. A pagamento potete abbonarvi, potete sostenere questo canale YouTube, potete sostenerlo cliccando, c'è un abbonamento, adesso vi metto lo screenshot qui, c'è un pulsante abbonate qui sotto, ci cliccate sopra, appare un video brevissimo che vi spiega cosa ottengono gli abbonati, i video li ottengono sempre 24 ore prima, questo no perché questo è una sorpresa, ma tutti i video pubblici li ottengono almeno 24 ore prima. E poi ci saranno tanti vantaggi anche nei prossimi mesi, durante l'estate, anche scontistiche, eccetera, eccetera. Tanti contenuti gratis che in realtà sono a pagamento per quelli non abbonati. Insomma, è una piccola cifra mensile, sono 4,99 che aiutano però a sostenere il canale di Viaggio Vero, non li prendo nemmeno tutti, li prendo a metà, perché la metà va a YouTube. Detto questo, aiutano sicuramente a sostenere il canale. Poi partecipare a uno degli eventi che organizziamo, uno degli eventi, finalmente si può tornare a stare insieme. In un modo o nell'altro si può tornare a stare insieme già da giugno, partecipare a uno degli eventi che organizzo nella zona dove sono nato,
quello con Silvia di Livers sulla meditazione, il respiro, lo facciamo vicino, andiamo alla pietra di Bismantova, in tutti e tre andiamo alla pietra di Bismantova, la grande roccia energetica, andiamo alla panchina grande, al Monte Fosa, a tutti i luoghi molto energetici con panorami pazzeschi sull'Appennino Reggiano. Ma dicevo, il primo evento è con Silvia, dove faremo meditazione, respiro, ci faranno fare un viaggio, giocheremo con Silvia, bellissimo. Poi avremo Laura la settimana dopo, il weekend successivo, yoga, insegnante yoga per chi vuole fare un percorso di weekend di yoga per tutti. Laura è lì, 25-27 giugno, quello di Silvia è 18-20 giugno. Poi il 2, 3 e 4, l'altro weekend, il terzo weekend in fila, cammineremo con Marika. Un weekend di trekking più puro, un pochino anche più duro, con qualche dislivello maggiore. Però faremo trekking nella mia zona, insieme a Marika di My Life in Trek. Insomma, partecipando a uno di questi eventi, oppure da luglio in poi ai miei viaggi di gruppo. Non ne ho tanti, ne ho 5-6 da qui a fine anno. Però partecipando ai miei viaggi di gruppo sostieni anche il canale YouTube di Viaggio Vero, assolutamente. In più vieni in viaggio con me e capisci come viaggio e ti condivido tutto ciò che conosco del luogo dove andiamo e anche chiacchiere e tanto altro. Basta, direi che è andato anche troppo per lungo questo video, non volevo farlo così lungo, ma in realtà è venuto lungo, ma ringraziamenti e i 5 motivi per cui ho continuato a fare viaggi. Ora ti saluto. E mi raccomando, se non sei ancora iscritto o iscritta, è l'ultima occasione che vedi anche in questo video, ma lo vedi sempre in tutti i video, faccio una sorridente che vedi qui sotto, ci clicchi sopra e clicchi anche sulla campanella lì a fianco, perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti ai video che andrò a pubblicare. Ancora tante grazie a te che fai parte della community e fai parte di questi 25.024 persone ad oggi, 27 maggio 2021. Ah, c'è una sorpresa. Se arriviamo a 100.000, quando arriviamo a 100.000, sì, penso in grande, siamo solo a un quarto, ma quando arriviamo a 100.000 ci sarà un regalo, ce l'ho già bene in testa, ce l'ho già bene in testa, quello sarà un regalone, quindi prima ci arriviamo, prima ricevi il regalo. Ciao.